persone vedono e magari lo raccontano all'amico, lo raccontano al marito, alla moglie o agli amici al bar, ma non vanno dai carabinieri. Una quantità di segnalazioni enorme che rimane, diciamo così, nel sommerso del fenomeno. Chi se ne occupa? Se ne occupano gli ufologi, se ne occupano le persone che in qualche caso da anni, da decenni, studiano questi fenomeni con grande attenzione e con grande serietà. Abbiamo ospite colui che possiamo definire il decano dell'ufologia italiana, che sicuramente ne ha viste tante, ne ha sentite tante in tutti questi anni, e anche da militare ha avuto una sua esperienza specifica in questo contesto, perché ha ricordi e testimonianze da riportarci. Non posso che parlare di Roberto Pinotti. Anticipo che Roberto è di passaggio perché ha un impegno molto importante che lo attende altrove, sarà, ahimè, veloce ma sicuramente esaustivo, come lui sa fare. Allora, è stato giustamente detto che il privato cittadino di fronte a questo fenomeno si attiva, quindi segnala e va bene. E siamo tutti privati cittadini, dai piloti, come è stato giustamente detto, all'uomo della strada. È ovvio che in tutto il mondo, a partire dal 47, anno in cui la stampa ha iniziato a occuparsi del tema, privati cittadini si sono riuniti in associazioni, serissime spesso, in tutto il mondo, con lo scopo di fare luce con metodologia scientifica sul tema. Chiaramente non sono ovviamente organismi ufficiali. In questo discorso va detto che, per esempio, per quello che riguarda l'Italia, c'è un po' la tendenza a pensare che l'Italia sia o un paese povero di queste cose, o che comunque il tema sia più che altro relativo all'estero. Non è vero. Vedete, il colonnello Cattel prima ci ha detto giustamente che a tutt'oggi negli archivi ufficiali dell'Aeronautica Militare ci sono 455, giù di lì, dossier. Tenete presente che il Centro Ufologico Nazionale, nei 50 anni di esistenza che ha alle spalle e nella competenza che lo rendono una delle primarie associazioni di questo tipo al mondo, ha riunito in 6 volumi, pubblicati regolarmente, unico caso al mondo, la bellezza di oltre 12.000 rapporti. Quindi il discorso è completamente diverso. Perché? Per una ragione molto semplice. Il privato cittadino non va dalle autorità a raccontare queste cose. Per ragioni varie, di tipo professionale, di tipo, diciamo, timidezza, chiamatela come volete, però sostanzialmente questo avviene spesso quando e se i cittadini sono in gruppo. L'isolato quasi mai riporta le cose. Secondo una statistica fatta dalla massima autorità mondiale a livello scientifico in questo campo, il professor Joseph Allen Hynek, astrofisico americano che è stato il consulente scientifico dell'aeronautica militare americana su questo tema, solo un caso su 8 raggiunge l'opinione pubblica. Quindi fatevi i vostri conti. Oggi statisticamente cosa sappiamo? Ripeto, sappiamo, non ipotizziamo, e lo vedrete ribadito dopo. Noi siamo oggi, in quasi 70 anni, in presenza di 1 milione di casi documentati in tutto il mondo. Di questi, 200.000 almeno sono di fonte istituzionale. Quando dico fonte istituzionale mi riferisco anche ai 455 dossier dell'Aeronautica Militare Italiana, soltanto che ovviamente questi dossier sono da altre parti. Nelle aeronautiche militari dei vari paesi del mondo. Non deve meravigliare che fin dall'inizio il fenomeno sia stato secretato, perché tutti hanno affidato la cosa ai militari dell'aeronautica ovunque, e la prassi è questa. Poi il momento politico in passato era anche diverso, tutto quello che volete, però una cosa la devo dire, tenete presente che ogni documento ha un diverso grado di classifica. Non ve la illustro, non ce n'è bisogno, entreremo troppo nei dettagli. Ma quel che conta sapere è che, se è vero come è vero che i casi dell'aeronautica militare italiana sono declassificati, questi sono i casi che sono pervenuti lì. Ci sono, e su questo non c'è alcun dubbio, come è stato ipotizzato da qualcuno, casi che hanno una classifica di segretezza più elevata e come tale restano segreti. È giusto che sia così, è la prassi. Naturalmente può darsi che un giorno qualcuno opererà una liberatoria. Per esempio, noi sappiamo che l'autista del Presidente della Repubblica Antonio Segni, a Castel Porziano, nei primi anni 60,
è stato diretto protagonista di un fenomeno di questo tipo a distanza molto ravvicinata. Se ne sono occupati i vertici al massimo livello dei servizi segreti italiani. Questa cosa noi l'abbiamo saputo, da sapete da chi? Dall'aeronautica militare americana, cui i nostri servizi hanno confinato la cosa. Se no non l'avremmo mai saputo. Rendo l'idea? Aggiungo una cosa. Per quello che mi riguarda, non ho molto tempo di farvi vedere cose. L'avrei fatto volentieri. Lo farò in Svizzera, a Lugano, questo pomeriggio. Però una cosa o due le devo dire. Allora, io mi trovo in una situazione particolare, perché qualcuno mi ha chiamato... Mi ha chiamato? Decano. Decano. Non mi piace. No, anche perché io ho cominciato a occuparmi di questo problema molto giovane, ho 71 anni. Forse non li dimostra, ma ho 71 anni. Ho avuto esperienze esaltanti nella mia vita su questo fronte. Io faccio studio questo problema da oltre mezzo secolo. Permettetemi, 50 anni di ufologia attiva non è poco. Sono considerato effettivamente molto più all'estero che in Italia, come logico che sia. Sono uno di quelli che ha fatto le pulci agli archivi dell'aeronautica, perché mi hanno fatto vedere tutto, e ho pubblicato con un forte anticipo rispetto ai colleghi Sinapi e Petrilli ben due Oscar Mondadori con tutta la casistica dell'aeronautica precedente. Quindi voglio dire, sfondiamo una porta aperta. Siamo in ottimi rapporti con l'aeronautica, come logico che sia. E una cosa, questo è un primato oggi. Oggi è la prima volta che un addetto del reparto generale sicurezza parla a una manifestazione in Italia. Perché non in Italia è successo. Io da 23 anni col governo della Repubblica di San Marino organizzo tutti gli anni il simposio mondiale sull'UFO, che è una delle massime assisi mondiali in questo campo. E nel 2000, grazie alla lungimiranza del capo di Stato Maggiore di allora, il capo del reparto generale sicurezza, allora in carica, generale Olivero, è venuto con altri due colleghi in divisa a fare una relazione nella Repubblica di San Marino al nostro congresso. Quindi vedete che i tempi cambiano. Diciamo due parole, l'aeronautica militare americana ha studiato il tema in maniera molto politica, perché dal 47 al dicembre del 69 ha operato negli Stati Uniti il Project Blue Book dell'aeronautica militare americana, mitico. 12.000 segnalazioni e 12.000 inchieste sul territorio metropolitano degli USA in questo arco temporale, non è poco. Agli atti sono rimasti 701 casi inspiegabili, che sono lo zoccolo duro del fenomeno UFO, sono il 6-7% grosso modo. Poi nel dicembre del 69 c'è stato il colpo di scena. L'aeronautica militare americana, con un giochino, perché è stato un giochino politico questo, ha archiviato il tutto. Perché? Perché ha fatto un gioco molto semplice, su cui il contribuente americano è molto sensibile. Ha detto: cari signori, dopo 22 anni e passa di attività, abbiamo sicuramente capito che il fenomeno non costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America. Ed è esattamente quello che vi ha detto prima il colonnello Cattello. Non c'è nessuna ostilità da parte di UFO. Questo è documentato. Solo che risulta. Allora, dice, a questo punto, perché mai tenere in piedi un gruppo di studio militare, governativo, che segue gli UFO, che ovviamente grava sul contribuente? Chi vuole lo faccia a sue spese come privato e siamo tutti contenti. E hanno sciolto il Project Blue Book. Da quel momento però, purtroppo, in America il discorso è diventato di appannaggio dell'intelligence. E questo è un problema. Va aggiunto, perché è stato detto da una signora che ha fatto una domanda, che però in America c'è una bella cosa che noi non abbiamo in Italia. Il Freedom of Information Act, la legge sulla libertà di informazione, che consente al privato cittadino, anche all'ultimo paria, se ha gli estremi o se è in grado di ricostruire gli estremi di un documento governativo, di richiederlo al governo. E il governo glielo deve dare al prezzo di fotocopia. Naturalmente il governo si può in qualche maniera prendere anche il diritto di censurare in tutto o in parte tutto questo. Sappiate che a tutt'oggi ci sono non meno di 20.000 pagine che sono state ottenute negli Stati Uniti con questo sistema. Tutti i rapporti sugli UFO, nella nazione a stelle e strisce, realizzati da FBI, CIA e NSA, la National Security Agency. Viene da chiedersi a questo punto come mai vengono redatti simili rapporti se fosse tutto un cumulo di sciocchezze. A tutt'oggi.
Poi un'altra cosa, un altro primato che noi abbiamo in Italia è avere diffuso, quando c'è stato il crollo istituzionale dell'Unione Sovietica, il dossier del KGB al mondo. Siamo stati informati da un nostro collega russo che si stava verificando, questo nel 94, che si stava verificando una situazione molto particolare, e cioè che due alti ufficiali, due ex alti ufficiali, perché lo Stato sovietico non esisteva più, del KGB, si accingevano a vendere una serie di dossier ai loro ex colleghi americani. Sapete, bisogna campare, no? Quindi, e questo nostro collaboratore russo era scandalizzato, dicendo: ah, ma come si fa, eccetera, eccetera, e ci ha fatto una proposta oscena. Cioè ci ha detto: sentite, noi non lo possiamo fare perché io non sono in grado di immaginare cosa ci potrebbe succedere a noi qui a Mosca ora. Eravamo nel 94. Però se questa roba che noi abbiamo in fotocopia, non mi chiedete come mai, ve la diamo a voi, voi potreste anche divulgarla. Così almeno la CIA se lo compra, però almeno non resta in un cassetto. L'abbiamo fatto, naturalmente l'abbiamo fatto in maniera intelligente, nel senso che abbiamo mandato il materiale, dopo averlo visionato, tradotto, agli enti di Stato e di Governo della Repubblica. Io ho ancora la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci ringrazia per questo. Non che questo sia particolarmente importante, ma è per dire che è stata seguita una prassi responsabile e cristallina, come deve essere. E sappiate che per 12 anni il KGB, cioè il Servizio Segreto dello Stato Sovietico, ha dossierato casi ufologici con la stessa identica, con gli stessi identici criteri e con la stessa identica apparenza di quello che è successo in America, come pure da noi. I russi chiamano UFO, Unidentified Flying Objects, Nepochnani Litenci Objekti, cioè oggetti volanti non identificati. È esattamente la stessa identica cosa. A questo punto devo raccontare una storia personale, perché è abbastanza importante. Vedete, io sono l'unico, mi risulta, non è colpa mia, abbiate pazienza, ma mi risulta che sono l'unica persona che ha ricevuto da uno Stato Maggiore d'ordine, con una lettera firmata da un generale, generale Battaglia nella fattispecie, nel 1978, una serie di dossier che sono parte di quelli agli atti del Reparto Generale di Sicurezza, che ci furono mandati per ragioni di studio. Questo ve la dice lunga sul grado di serietà che evidentemente dovevamo avere, se no. Però la cosa interessante è che c'è questa lettera di accompagnamento, perché non abbiamo scoperto nulla. In passato questo è successo più volte, le autorità hanno fornito prova, ma l'hanno fornita così, brevi mano, non in maniera ufficiale. Devo dire, l'aeronautica militare italiana si è sempre distinta per una notevole coerenza in quel che fa. Ricordo, anche se il colonnello Cattello l'ha detto, che già nel 54, quando ben prima della grande ondata del 78 con 2000 casi, un'enormità, fu questo che impose al senatore Andreotti e al governo Andreotti di creare poi quello che adesso sta facendo il Reparto Generale di Sicurezza. Già nel 54, con circa un migliaio di casi segnalati e tre copertine della Domenica del Corriere che furono dedicate al tema, quindi questo vi dice tutto, circa il grado di penetrazione della notizia nella gente dell'epoca, già nel 54 vi fu una dichiarazione ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana che ammetteva che questi oggetti anormali erano stati visti da diversi ufficiali dell'aeronautica nel cielo del litorale tirrenico. Si ritorna alla Toscana. Torniamo un attimo, che non è casuale, non è affatto casuale, ma comunque questo è un altro discorso. Altro discorso, problema personale. È stato detto che dal 72 c'è stato un grado di attenzione maggiore. Sì, però io vi devo anche dire una cosa. Non è che dal 72 c'è stato un grado di attenzione maggiore. La roba in precedenza veniva anche registrata, ma vi ricordo che i documenti statali, dopo un certo periodo, possono essere distrutti, inceneriti. Questo lo fa qualunque ministero, chiedete. Esiste in aeronautica tuttora un timbro con un scritto distruggere dopo il eccetera, e questo è realtà, non sono fantasie. A questo punto vi devo dire che il 72 è importante per questo. Allora, nel 1970 io avevo 26 anni più o meno, avevo fatto tutti gli studi universitari, dovevo andare a fare il militare. Oggi non si usa più, ma allora era dovere
andare a servire la patria, e se tu a 26 anni, dopo aver ritardato, non ci andavi, veniva di carabinieri ad arrestarti. Allora io a quel punto o lo facevo come ufficiale, come soldato semplice, lo facevo come ufficiale, no? Ho fatto la domanda per ufficiale, c'era un concorso statale, l'ho vinto e l'ho fatto come ufficiale di complemento dell'arma di artiglieria. Purtroppo all'epoca, ieri come oggi, se non hai un calcio nel fondo schiena, insomma è difficile che tu vada in posti particolarmente interessanti. E io mi ritrovavo senza nessuno sponsor dietro, per cui mi sono ritrovato, mio malgrado, nella specialità più rognosa. Cioè su 130 del mio corso, i 13 che sono stati mandati alla terza brigata missili di Portogruaro, ebbene, c'ero dentro anch'io. Però è stata una cosa molto utile, non tanto per l'esperienza in sé, essere dentro una grande unità NATO in un momento particolare della storia, no? In cui la guerra atomica era possibile da un giorno all'altro, e in cui noi avevamo testate nucleari da guerra gestite da noi, chiaramente col permesso degli americani, come ovvio, ci mancherebbe altro. Ma la cosa interessante è un'altra. La cosa interessante è che due mesi prima che il sottotenente Pinotti si congedasse, il sottoscritto viene appunto convocato dal suo comandante di gruppo, il colonnello Raggi, il quale gli dice: tenente, sappiamo che lei si occupa di un certo problema, perché io ovviamente all'epoca, come civile, già da tempo mi occupavo del tema. Ecco, dice, me lo conferma? Sì, sì, per carità, qual è il problema? No, no, dice, non c'è nessun problema. Senta, dice, lei se la sentirebbe di fare una conferenza agli ufficiali superiori della nostra unità su questo tema? Io l'ho guardato e ho detto, ma sta scherzando? Assolutamente, dice, sono serissimo. Se lei si sente all'altezza, si metta al lavoro e si prepari. E facciamo questa cosa. Va bene, la cosa è stata fatta. Fu una cosa anche molto divertente, perché la mia fidanzata, che venne per sentirmi, è stata tenuta al circolo ufficiale perché non aveva la clearance per poter entrare a sentirmi. Molto divertente. Comunque io ho fatto la conferenza, è stato un successo, anzi direi quasi un trionfo, per il semplice fatto che il generale comandante, Maggiorino Spalla, pretese successivamente la pubblicazione del testo sulla rivista militare, organo ufficiale dell'esercito, nel 72. Poi è successa un'altra cosa. Tornato alla vita civile, sono stato avvicinato da un amico, ormai posso dire, anche se purtroppo non c'è più oggi, il colonnello Michelangelo Primitera, che era l'ufficiale I del Comitato della Regione Militare Tosco-Emiliana. In altre parole, era un ufficiale di Naval Intelligence. Poi mi ha detto, guardi dottore, io so che lei è un ufficiale, è un ex ufficiale, so che ha una notevole competenza in questo campo, dal momento che a me anche a me sono successe cose nel mio servizio, per cui mi sono imbattuto in queste cose, lei se la sentirebbe di farmi da consulente, se capita, eccetera, eccetera. E io l'ho fatto fino al 1980. Vi aggiungo che probabilmente è stato anche questo che ha fatto sì che i dossier dell'aeronautica mi arrivassero nel 1978, questa è la parentesi. Però la cosa che vi voglio dire, perché questo è molto importante, sono due. Allora, uno è che, diciamo, occuparsi seriamente del tema paga. Paga perché all'estero poi sei considerato. Io ho collaborato con il governo francese presso il Centro Spaziale di Tolosa, dove, per chi non lo sapesse, c'è il GEPAN, che è praticamente la commissione governativa statale scientifica del CNES, il Centro Nazionale degli Studi Spaziali, sul tema degli UFO. Loro hanno aperto il loro ufficio nel 1977 e hanno, pochi anni fa, messo online i 1700 rapporti che hanno gli atti, sono tanti meno di più. Il 28% di questi, hanno detto ufficialmente i francesi, restano inspiegati. Tant'è vero che un rapporto francese recente, quello del rapporto Cometa, è significativamente intitolato a cosa ci si deve preparare, perché è vero che gli UFO non offendono, siamo d'accordo, però ci sono. Ecco, poi, vabbè, abbiamo altre cose, per esempio, dopo la grande ondata del 78, nell'80 io sono stato chiamato alla Camera dei Lords, alla Camera Alta Inglese, a relazionare su questo tema. Non c'era nessuno in aeronautica all'epoca che mi ha affiancato, io l'avevo chiesto. Non mi hanno risposto. Quando sono tornato hanno preteso la pubblicazione sulla rivista aeronautica della relazione presentata ai Lords. Vabbè. A questo punto perché vi devo dire questo? Vi devo dire questo perché nel 2 mesi prima che io mi congedassi, ripeto, succede questo fatto, ma c'è un dettaglio che vi devo dire. Mentre stavo preparando la mia conferenza,
mi vedo arrivare, ma era normalissimo perché al nostro circolo ufficiale si mangiava meglio, ovviamente, no? Due colleghi americani, noi lavoravamo con i colleghi in ambito lato, con i colleghi americani, ovviamente, i gestori di certi materiali erano loro, non noi. Un capitano e un tenente dello US Army, no? I quali arrivano praticamente, mi avvicinano, ci eravamo incrociati, ma niente di che, insomma. Si presentano, poi mi dicono: senta tenente, ma è vero che lei sta preparando una conferenza sugli UFO? Sì, sì. Ah, dice, che cosa dice in questa conferenza? E io gli ho detto che cosa avrei detto, ivi inclusa l'ipotesi extraterrestre, che non li ha minimamente scandalizzati, anzi. Poi il capitano mi ha guardato e mi ha detto, ve lo dico in inglese, but you know that in the States we have the crash and crafts and the corpses of the pilots. Cioè, voi sapete che noi negli Stati Uniti abbiamo gli oggetti schiantati e i cadaveri dei piloti. Io ho guardato quest'uomo senza sapere cosa dire. Perché? Perché il primo a fare un riferimento a questo tema è stato, negli anni 50, uno che è stato uno dei padri dell'ufologia in Italia, il console Alberto Perego, diplomatico, che ha scritto vari libri su questo argomento, e riportava un caso, quello di Hatzec, negli Stati Uniti, in cui ci sarebbe stata la caduta di uno di questi oggetti, il recupero, eccetera, eccetera, da parte delle autorità americane. Solo che in America poi la cosa fu stroncata in breve tempo e fu detto che era tutta una bufala. Di conseguenza, nessuno in Italia si sognava di considerare questa cosa seriamente. Quando mi sono sentito fare questo discorso, sono rimasto perplesso e ho detto, ma questo chissà cosa mi viene a dire. Sennò che c'è un fatto. Nel 1979 in America esce un libro, Accade a Roswell. L'anno dopo esce anche in Italia, in traduzione italiana, dove per la prima volta si parla per esteso del caso di Roswell del 1947, relativo alla caduta di uno di questi oggetti e al recupero di esso, nonché dei suoi piloti cadaveri, naturalmente, da parte delle autorità americane. Non voglio entrare nel merito di questo problema, a parte che sono stato l'unico italiano, ancora in epoca in cui si poteva fare, a operare negli Stati Uniti e a fare un'inchiesta con i testimoni diretti, ancora vivi, l'unico, non ci sono stati altri. Questo è molto importante perché mi ha fatto toccare con mano il problema. Ma quello che io all'inizio non capivo è quello che poi è la realtà, e cioè il fatto che io sono stato oggetto di una confidenza da parte di un ufficiale di una nazione amica ed alleata che ha visto in me un partner che lavorava per lui e che, essendo in divisa, sarebbe stato necessariamente tenuto al riservo che normalmente si usa in un ambiente del genere. Non ci avevo scritto sulla mia stelletta che due mesi dopo tornavo alla vita civile, però questo è stato fatto. Ve lo dico perché dopo ci è capitato di tutto, per esempio il colonnello Philip Corso, che ha lavorato con il presidente Eisenhower e che ha detto a chiare lettere che da quell'evento di Roswell è stata desunta tecnologia che gli Stati Uniti hanno utilizzato notevolmente per il proprio avanzamento scientifico. Non entro nei dettagli che sarebbe interessante, ma qui ci porterebbe via troppo tempo. Aggiungo anche un'altra cosa, il discorso di oggetti schiantati ultimamente ci ha lasciato veramente perplessi, perché prima è stato menzionato il Freedom of Information Act, la legge sulla libertà di informazione. Bene, voi sapete che qualche volta la destra non sa cosa fa la sinistra. Allora, noi abbiamo avuto all'ultimo congresso di San Marino, dove si fa, un ospite particolarmente valido, e cioè Jean-Gabriel Gresley. Chi è questo signore? Abita a Parigi, ha fatto il pilota, il cadetto, praticamente, il pilota militare in istruzione presso l'aeronautica militare americana quando aveva 20 anni. Poi ha fatto il pilota da caccia in Francia, nell'Armée de l'Air, successivamente ha fatto il pilota civile, adesso in pensione. Fa parte dell'Associazione Aeronautica e Astronautica Francese, ma è una persona che adesso scrive libri, ne ha scritti 4, belli. L'ultimo è una bomba. Genesi di un segreto di Stato. Bellissimo libro, uscito in Francia, gli americani si sono ben guardati dal tradurlo in inglese. Che ha fatto Jean-Gabriel Gresley? Lui sapeva come muoversi, è stato in America tanto tempo, è andato a usare il Freedom of Information Act in maniera un tantinellino furba. Ha richiesto i documenti al Ministero della Giustizia.
è venuta fuori qualcosa di molto interessante. Allora, ci sono due lettere che sono agghiaccianti, perché sono una del 42 e l'altra del 44, e parlano da sole. La prima è la lettera del generale Marshall al presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, in cui si informa il presidente di una cosa che è un tantinellino diversa da quello che noi sappiamo. Per chi non lo sapesse, nel 42, nel febbraio del 42, ci fu la cosiddetta battaglia di Los Angeles. Forse non ne sapete nulla, ma vi spiego cos'è. La battaglia di Los Angeles è dovuta al fatto che una sera del febbraio del 42 dei corpi volanti luminosi appaiono sulla costa californiana. C'era già stata Pearl Harbor. È il panico. I fasci della contraerea inquadrano questi oggetti, vengono sparati, mi sembra 20.000 salve contro questi intrusi. Si teme che i giapponesi siano arrivati in California. Non era così. Non è successo nulla, non c'è stata nessuna bomba caduta, nessun danno. I giornali ne hanno parlato per due giorni con le foto, le fotografie degli oggetti e dei fasci che li illuminano. E agli altri. Nessuno ci ha pensato più tre giorni dopo, perché c'era la guerra e quindi vabbè, chi se ne frega, pazienza. Solo chi si occupava di UFO in ambito militare, dopo, il Project Blue Book ha cercato poi dopo di fare il collegamento, però insomma vabbè, sempre quello anche durante la fine della Seconda Guerra Mondiale c'erano i cosiddetti UFO Fighters, che inglesi e americani intercettarono i cieli della Germania, che non erano altro che gli UFO, ma li chiamavano così, caccia ai fugati. Vabbè. A questo punto cosa succede? Succede che la relazione ufficiale, che non è successo nulla, invece no. La lettera del generale Marshall dice al presidente che a seguito di quell'azione sono stati abbattuti due velivoli. Uno è caduto in mare, è stato recuperato dalla Marina. Il secondo è caduto nell'entroterra, sulle montagne di San Bernardino, ed è stato recuperato dall'esercito. In maniera molto stringata, il generale dice al presidente che da un primo esame sommario questi velivoli non apparirebbero come mezzi di costruzione normale e terrestre. Punto. Chiede al presidente la costituzione di una commissione di studio. Non se ne sa più nulla. Questa è una lettera del 42. Poi c'è una lettera del 44, firmata dal presidente, che dice, nelle prime righe, una cosa che a molti è sfuggita, ma è molto interessante. Il presidente dice che le tecnologie desunte dagli oggetti celesti, cosa sono gli oggetti celesti? Devono assolutamente e perentoriamente essere utilizzate per vincere nel più breve tempo possibile la guerra contro la Germania nazista e il Giappone. Qualunque altro discorso che riguarda questo tema dovrà essere procrastinato. Punto. Allora, noi vediamo brandelli di documenti ufficiali e brandelli di verità. È normale che se davvero le cose stanno come io mi sono sentito dire, le cose non andrebbero più come prima, dopo. Vedete, due anni fa, ho rappresentato l'Italia, su richiesta, a un evento un po' particolare, un'intera settimana di lavori a Washington, al Circolo Nazionale della Stampa, dove praticamente un gruppo di rappresentanti, di membri della Camera dei Rappresentanti, guidati da un senatore dell'Alaska per essere esatti, hanno riunito 70 esperti mondiali, 70 comunque, con lo scopo di interrogarli sul tema degli UFO, perché evidentemente si erano resi conto che il governo USA non informa i propri rappresentanti di questo tema. Ufficialmente non ci risulta nulla, va bene. Questi si sono resi conto che non era propriamente così e allora hanno fatto questo evento. Io mi sono ritrovato su Sole 24 Ore inopinatamente, perché avevano chiesto a me di venire e ancora prima che lo sapessi è venuto fuori sulla stampa, ma comunque la cosa interessante non è questo, è che nel corso di questo evento io mi sono trovato di fronte persone come per esempio l'ex vice premier del Canada, per tre volte ministro della difesa, Paul Elie, ottantenne, ma lucidissimo, con cui tutti poi tranquillamente parlare e dice, ma insomma, ma di che parliamo? Noi abbiamo astronavi extraterrestri che vanno e vengono tranquillamente, i governi lo sanno, ma devono tacere perché hanno paura che la reazione della gente non sia quella giusta. Allora, se le cose stanno così, e le cose stanno così,
piaccia o meno, e a questo punto io lo devo dire dopo 50 anni, perché se no non mi guarderei più in faccia la mattina quando mi faccio la barba, se dovessi dire il contrario. Allora capite che il discorso è complesso. È complesso perché c'è da informare un'intera cultura planetaria che le cose non stanno come finora ci sono state dette. E questo apre tutta una serie di problemi. Già nel 1957 Jung, il più grande discepolo di Freud, uno dei più grandi e brillanti menti del XX secolo, si è occupato dell'UFO, e a parte una sua teoria psicologica, che però lui stesso dice non essere in grado di spiegare tutto, lui riteneva che la percentuale spiegata si potesse spiegare solo con visite dallo spazio. Ma quel che è peggio è che da psicologo lui diceva attenzione, perché se è così qui è un grosso problema, perché gli scoperti siamo noi, i parenti poveri siamo noi, quelli che subiranno delle conseguenze siamo noi, perché la storia ci dice che quando una civiltà superiore contatta una civiltà inferiore è la civiltà inferiore che ne risente, e su questo non c'è dubbio. Quindi, diceva lui, c'è solo da curarsi che questi signori, sì, vabbè, vanno, vengono, ma non prendano mai contatto fino a che noi non si sia in grado di reggerlo, perché sennò sarebbe il caos totale. Ed è questo il terrore dei governi. Rendetevi conto di una cosa: nel momento in cui si sapesse che le cose stanno così, gli Stati Uniti d'America, la massima potenza planetaria, tornerebbe a diventare una nazione come tutte le altre. E voi credete che questo piaccia? Oltre Atlantico, manco un po'. Allora, questo forse spiega il famoso fuori onda di Medvedev un paio d'anni fa, no, 3 anni fa, quando è stato? 2012, esatto, sì. Quando, fuori onda, intervistato da una intervistatrice che poi gli ha fatto una domanda personale, ha detto, senta Presidente, ma sta storia degli NLO, degli UFO, come va? E lui gli ha detto, ma signorina, che le devo dire? Quando si arriva alla mia posizione ti danno la valigetta dei codici nucleari e ti danno anche un grosso dossier su questo tema, perché questi sono qui, sono come facciamo a dirlo alla gente? Punto. Vi dico un'altra cosa, l'anno scorso, non quest'anno, abbiamo fatto venire a San Marino la pronipote del presidente americano Eisenhower, non che valga molto questo, con una sola differenza, che lei è la pronipote di Eisenhower e altri no. C'è la leggenda, o la voce se preferite, da sempre, che il presidente americano Eisenhower, e questo è vero, in un certo giorno in cui è davvero sparito, e che alcuni dicono è dovuto a una estrazione d'aria che lo ha bloccato totalmente per quella giornata, si sarebbe incontrato, era stato tutto preparato naturalmente, presso la base di Edwards al Muir Care Field, con una delegazione ufficiale di piloti extraterrestri, con cui ci sarebbe stato un dialogo molto chiaro e sarebbe stato chiesto cosa fate, lo raccontate alla gente come stanno le cose o no, e il presidente avrebbe risposto we can tell the people, non possiamo dirlo alla gente, ci salta tutto in mano. Sembra che i suoi interlocutori abbiano capito, però c'è un fatto: se è vero come è vero che il grado di comprensione del tema ancora 30 anni fa era che a malapena il 30% della gente accettava questi concetti, signori, oggi il rapporto si è ribaltato, i sondaggi di opinione ci dicono che oltre il 70% della gente dà per scontato che gli extraterrestri esistano necessariamente, che possano raggiungere la Terra e che gli UFO possano essere extraterrestri. A questo si aggiunge un'ultima cosa, questo ce lo dice la realtà dei fatti e la realtà dei dati. Poi c'è anche un altro atteggiamento che vale la pena di rimarcare. Cosa succederebbe se i governi che hanno ingannato finora la gente dovessero rendere conto di questa cosa? Ho l'impressione che tanta gente che oggi è in politica se ne andrebbe a casa per sempre. Questo non è molto bello, no? Quindi è probabile che forse solo le autorità etiche e religiose potrebbero in qualche maniera restare in piedi. E non è un caso che due ambienti si sono distinti in questo. 3 anni fa il Dalai Lama,
sua santità, Dalai Lama, per i buddisti, no? È stato intervistato, gli hanno chiesto, ma lei cosa pensa degli alieni? E gli ha detto, gli alieni, ma tutti sanno nel buddismo che gli extraterrestri esistono e non sono diversi da noi. L'intervistatore l'ha guardato e fa, grazie. Operiamo un salto, andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, no? Allora, a Roma noi abbiamo la Chiesa Cattolica. Bene, dal 52, la prima grande ondata globale di UFO, c'è stato un gesuita, padre Francis Conner, che già allora ha detto, guardate, che può essere che noi siamo visitati da esseri extraterrestri. Non c'è niente di inconciliabile col cattolicesimo. Anzi, solo che non se ne è accorto quasi nessuno. Poi negli anni 60 e 70 è avvenuto qualcosa di peggio, o se preferite di meglio. Padre Domenico Grasso, insigne teologo gesuita, va a scrivere una lunga serie di articoli sulla realtà della vita extraterrestre, sapete dove? Non sul bollettino parrocchiale o sulla rivista La Croix, rivista religiosa ma di scarsa importanza, su cui aveva scritto padre Conner, no, sulla Civiltà Cattolica, l'organo ufficiale dei gesuiti. Poi l'amico personale, mi ha fatto anche la prefazione a uno dei miei libri, io ho scritto 40, ma poi ho detto che ha fatto questa prefazione poco prima di morire, Monsignor Balducci, che qualcuno di voi si ricorderà perché è andato in televisione tante volte, noto più che altro come demonologo e teologo, ma poi è diventato, scherzosamente, è stato chiamato come l'ufologo del Papa. Perché? Perché praticamente ha cominciato a venire ai congressi ufologici a livello mondiale, prima è stato a sentire, poi un giorno mi ha detto, dottore, ma io posso anche intervenire? Monsignore, si accomodi. Persona che è stata la segna di Stato, se gli dici di no, ci mancherebbe. E da quel momento lui ha cominciato a dire, guardate che noi siamo visitati da esseri extraterrestri, queste sono navi spaziali, quindi non ci prendiamo in giro. Ah. E quando noi gli abbiamo chiesto, senta monsignore, bella questa cosa, ma lei parla, ma evidentemente parla a titolo personale, la Chiesa cosa dice invece? E lui ci ha detto molto tranquillamente, vede, dottore, lei sa meglio di me che se uno di noi dice qualche cosa che potrebbe non andar bene alle gerarchie sopra di noi, ce lo dicono. Ah, e a lei gli hanno detto qualcosa? No. Ultima cosa, mi spiegate come mai l'Accademia Pontificia 4 anni fa ha fatto il primo congresso di esobiologia a porte chiuse dentro le mura leonine nella città del Vaticano? Non c'era un rappresentante italiano, non siamo considerati qualificati. E hanno ragione su questo tema. Non è casuale. E non è casuale che il responsabile della specola vaticana, padre Funes, Gabriel Funes, altro gesuita, argentino, astrofisico, come Bergoglio, argentino e gesuita, insediatosi il giorno dopo ai vertici della specola vaticana, che è praticamente l'osservatorio astronomico del Vaticano, concede un'intervista all'osservatore romano, che poi è diventata storica, perché il titolo era L'extraterrestre mio fratello, dove lui ha detto, l'universo brulica di vita, quindi è impossibile che un giorno noi non incontreremo civiltà avanzate nel cosmo. E quando questo avverrà, dovremo considerare questi altri come nostri fratelli del cosmo. Beh, ultima cosa, il Papa. Papa Francesco. Papa Francesco, poco più di un anno fa, ne ha fatta un'altra delle sue, non per fare così delle cose particolari. Io ero al Salone del Libro per una manifestazione, mi informavo della cosa, poi mi sono andato a sentire cosa ha detto, sono rimasto anch'io abbastanza perplesso, però chiarissimo. Allora, lui ha detto testualmente, quindi virgoletto, la Chiesa non può sottrarsi a nulla. Vedete, se per esempio un giorno una delegazione di marziani, e i giornalisti di fronte a lui lo hanno guardato strabuzzando gli occhi, hanno pensato tutti, ma che sta dicendo? Lui ha capito e ha detto, i marziani, quelli che i bambini immaginano verdi come la tele, eccetera, venisse da noi e ci chiedesse, vogliamo essere battezzati? Cosa potrebbe mai fare la Chiesa? Non ha detto una sillaba di più. Ci sono stati dei vaticanisti, che almeno vengono chiamati così, che hanno addirittura, non capendo un accidente del perché di questa cosa, detto ma forse voleva alludere ai gay.
non l'ho scritto io, eh. Io ho la tessera dell'Ordine dei giornalisti da 40 anni, ma vi dico veramente, c'è gente che insomma prima di scrivere dovrebbe stare molto attenta a quello che fa. Lasciamo bene. No, ma la cosa interessante però è che non è una coincidenza, perché 6 mesi dopo, ma guarda un po', un altro membro della Specola Vaticana, americano, bello, più giovane ovviamente di tutti gli altri, che va spesso in televisione oltre Atlantico, piace tanto, padre Guy Consolmagno, scrive un libro, Who do you baptize an extraterrestrial? Battezzeresti un extraterrestre? Ma guarda che tempismo, no? Invito voi tutti a leggere un libro che è uscito 3 anni fa del teologo Armin Kreiner, che è pubblicato dalla Morcelliana, se non vado errato, che è praticamente come se fosse pubblicato dal Vaticano, che è intitolato Gesù, gli UFO e gli alieni. Ed è un libro serissimo e assolutamente importante per chi volesse farsi un'idea. Quando poi senti Monsignor Basti, che è uno scienziato della Pontificia Università Lateranense, che 3 mesi fa, 4 mesi fa, si azzarda a dire che quando si parla nel 6° capitolo della Genesi dei figli di Dio e delle figlie degli uomini che copularono, e i figli di Dio erano gli angeli, tanto per essere chiari, su questo non c'è dubbio alcuno, beh, dice, può darsi che lì si configuri la realtà di un contatto con extraterrestri. Non l'ho detto io, l'ha detto Monsignor Basti. Io mi fermerei qui, perché non voglio sforare, con una sola conclusione. Allora, 50 anni fa, il 26 di settembre, in un teatro di Torino, sono state gettate le basi del Centro Ufologico Nazionale, che è considerato all'estero e anche in Italia un'associazione privata quanto volete, a confessionale, a politica, non avente fine di lucro, che studia come finalità lo studio e la divulgazione del fenomeno UFO. Da 20 anni noi abbiamo perfino la nostra rivista in edicola, va tutto bene, non ci lamentiamo, continuiamo il nostro lavoro, auspichiamo un maggiore rapporto con le autorità, perché chi vi parla, ve lo posso dire tranquillamente, ha avuto contatti nel corso della sua esistenza con tutti i leader politici di tutta la scena italiana, prima, seconda, repubblica. Quindi, però il problema è che lavorare con i politici è un problema, perché tutti quanti si chiedono, gli UFO pagano? No, gli UFO non pagano, anzi, gli UFO possono essere molto scomodi, perché rendono tutto molto livellato e molto democratico, perché non ci sono soggetti in situazione privilegiata, manco un po'. Siamo tutti sullo stesso piano. E un'ultima osservazione che è stata notata, veramente ultima, non c'è sicuramente nulla da temere da queste presenze, per un semplice fatto, perché in quasi 70 anni, al di là di certe cose che possono essere state dette e scritte, credetemi, noi siamo ancora qui, nessuno ci ha toccato. Se ci fosse stato un altro approccio, la guerra dei mondi sarebbe scoppiata 4-5 volte, ve lo dico io. Quindi continuiamo, noi come studiosi del tema, a livello italiano e mondiale, rappresentando l'Italia oltre i nostri governi. Diceva giustamente Kissinger, gli italiani vanno benissimo nel mondo, nonostante i loro governi. Non l'ho detto io, l'ha detto Kissinger. Bene, grazie.